Oggi abbiamo presentato i contenuti principali del nuovo decreto legislativo, il codice della protezione civile, e in particolare ci siamo fatti un approfondimento sull'aspetto relativo alle competenze della regione. Competenze hanno una innovazione rispetto a quanto precedentemente previsto. Su questo la Regione sta lavorando, ci sono dei progetti di legge depositati in Consiglio regionale e a breve dovrebbero essere discussi in modo tale da aggiornarli alla situazione attuale del territorio, a adeguarli anche al nuovo codice della protezione civile. Le competenze della Regione sono innanzitutto sull'aspetto della prevenzione e sul coordinamento dell'emergenza. La prevenzione è l'aspetto, direi, fondamentale dell'attività della protezione civile e vede, tra l'altro, aspetto principale la pianificazione di protezione civile. Pianificazione di protezione civile che deve essere a livello regionale, a livello provinciale e anche a livello comunale. La Regione dovrà definire gli indirizzi per la pianificazione di secondo livello, quindi provinciale e comunale. Inoltre, altro aspetto importante è il coordinamento delle gestioni delle emergenze di tipo regionale, e le emergenze che vanno gestite a fianco alle prefetture, ma vedono l'attività regionale come fondamentale per quanto riguarda l'individuazione delle risorse e il coordinamento del volontariato.